Cause all those people, cause they watch me.
E dallo Zaffanella che parte l'attività ufficiale Seniores 2023 della Nazionale Italiana di Rugby. 13 mesi dopo la sfida di Parma, i ragazzi di Troncong affrontano nuovamente la Romania con l'obiettivo di allargare la base potenziale in vista dell'imminente Sei Nazioni del prossimo Mondiale di Francia. Buon pomeriggio ad Andrea Trombini live da Viadani, Italia, Romania, a squadre che schierano 26 giocatori nelle rispettive line-up per dare la possibilità di verificare standard, qualità e performance di più atleti possibili. Tra qualche istante entrano le due nazionali che presentano sicuramente delle caratteristiche differenti, obiettivi diversi, ma un concetto è chiaro: questa è una partita in cui si vedranno nuovi giocatori, si vedranno nuovi profili e si daranno certezze a coloro che hanno bisogno di minutaggio per affrontare le campagne europee che entrambe le squadre devono comunque affrontare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ricordiamo, questo è l'anno del mondiale, per cui entrambe le squadre sono qualificate a Francia 2023. Tantissimi contenuti ovviamente da sviluppare anche in questo match qui dello Zaffanella, che presenta più di un migliaio di spettatori, come da prassi, insomma, una birra, un brulè, un panino nel pre-match e poi ci si siede a seguire questa partita che vede veramente tantissimi spunti. Partiamo da un presupposto, un complimento a Clara Munarini, arbitro del match, che per la prima volta nella sua carriera arbitrale è stata designata per un match internazionale maschile, lei che era assistente nella sfida del 18 dicembre 2021. Abbiamo un dato che ci dice quanto sia interessante questa nazionale. Sui 26, parliamo della nazionale italiana, ovviamente l'Italia, sui 26 presenti nella lineup, 15 arrivano dalla URC, 8 da Treviso, 7 dalle Zebre. 8 giocatori arrivano al top 10, abbiamo 3 giocatori del Valore Reggio Emilia, 2 del Petrarca, 2 del Rovigo, 1 del Calvisano e 3 giocatori che militano nei campionati esteri. Una media d'età interessante, perché la nazionale italiana è molto più giovane, una media di 22,86 rispetto ai 27 anni della Romania, per cui abbiamo 3 profilazioni differenti di giocatori, come abbiamo già annunciato in queste prime battute di telecronaca qua dallo Zaffanella, ma soprattutto abbiamo 80 minuti da vivere insieme con questa attenzione che svaria ovviamente su più livelli, su più aspettative differenti, con i giocatori che devono recuperare da infortuni, i giocatori che arrivano direttamente dal Sei Nazioni Under 20 o dalle Summer Series e ragazzi che ovviamente cercano conferme a livello internazionale. Prima di entrare la Romania, che è da poco cambiato quello che è il proprio allenatore, insomma ci sono state delle dimissioni proprio a dicembre, quasi inaspettate a dire la verità. Era un qualcosa che non era preventivabile, visto la qualificazione al Mondiale della Romania. In realtà, insomma, il cambio è stato con Apioc, che prende il posto dell'ex allenatore scozzese Robinson, che ha lasciato appunto poco prima del 2023. Una nazionale matura, una nazionale che attinge piene mani dal campionato rumeno, ma anche dall'esperienza europea del Rugby Europe, di cui ha fatto parte la Romania con i Wolves in questa stagione. Ecco, parlavamo di Clara Munarini insieme a Frassona, Roselle e Liperini, sono anche gli altri assistenti che compongono tutto lo staff arbitrale, con Imbriaco, Bertelli e Paparo, che chiudono ovviamente questa impostazione, questa direzione di gara. Essendo un match internazionale, è ovvio che sarà il momento anche degli inni nazionali per dover di ospitalità. Si parterà con quello rumeno, che si chiama Deșteptate Române, scritto nel 1848 da Mureșanu e Panna. Thank you.
Desertate romane. L'inno nazionale rumeno è copioso dalla comunità rumena in queste zone, e anche allo stadio c'è una buonissima presenza appunto degli ospiti, ma è l'inno di Mameli che prende spazio all'interno dello Zaffanella. Questa sfida Italia-Romania, siamo pronti ad andare a vedere quelle che sono le formazioni, partendo ovviamente dalla Romania ospite di questo match, con Kiriak, Butnariu, Balan, Rosu, Iancu, Serk, il capitano, Sobota, Nicolao a chiudere gli avanti, poi subito con i tre quarti la mediana Tigla, Boldor, i centri Popa e Pop, le ali Simionescu, Scena, poi Popo Aia è l'estremo, Captana, Tomascu, Straia, Alexis, Stratila, Rupano, Iliuta, Muresan, Irimescu, Savin e Lomboio, coach Eugen Apioc. Questo è per quanto riguarda la Romania. L'Italia che schiera Spagnolo, Di Bartolomeo, Longi, Zambonino, Ortombini, Pettinelli, Ferrari e Vincent. Pettinelli capitano della formazione, albanese da Re, Drago, Bertaccini, Lazzarini, Bruno sono le ali e l'estremo è Matteo Minozzi. La panchina Frangini, Leccioli, D'Amico, Iachizzi, Iseco, Ruggeri, Fusco, Teneggi, Mazza, Moscardi, Montemauro. Il coach è Alessandro Troncon. Clara Munerini pronta a dare il via al kick-off che passerà attraverso i piedi di Tudor Boldor dello Steaua. Lui, anche lui, coinvolto nel Romania Wolves. Ed eccolo qui, comincia ufficialmente Italia a Romania. La presa è del capitano, perde però il possesso del pallone Pettinelli. Si pensa immediatamente Giulio Bertaccini, oggi schierato secondo centro, quando nel Vallo Rugby molto spesso è inserito o nel ruolo di ala, di primo centro. Porta avanti il pallone Alessandro Ortombina, compagno nella compagine dei Diavoli Emiliani, pronto con il box. Vediamo di mischia Manfredi, albanese, direttamente fuori, quindi l'esecuzione non perfetta da parte del giovane numero 9, scuola Lazio, passato a Calvisano, attualmente alle Zebre, direttamente out, per cui si ricomincia con una touche in favore della Romania, praticamente appena dentro i 22. Il lancio sta di Tudor Butnariu, anche lui dello Steaua. Situazione di gioco questa della rimessa laterale, che potrebbe essere vantaggio dell'Italia avendo più opzioni di salto. Zambonin, Pettinelli su tutti, andiamo a verificare anche le capacità però di Ortombina. Vedete già qualche problema, pallone non pulito, il primo ad avventarsi sull'ovale è un giocatore italiano, però c'è un no con, praticamente tocca in avanti, si comincia con l'introduzione in favore della Romania. Il primo a lamentarsi sulla palla vagante è stato Ross Vincent, uno dei tre giocatori che militano nel campionato estero, lui è Exeter. Qui prima mischia del match, rivediamo l'azione, il lancio con Zambonin che prova a intercettare il lancio di Butnariu, non ci riesce, per cui introduzione in favore della Romania con l'esperto Tigla del Baia Mare, team leader nella Superliga rumena. Subito il
La Romania che prova ad aprire e a trovare gli spazi di comunicazione, però non perfetta, la trasmissione non arriva a buon termine, per cui riparte con Tigla. Subito la pressione di Ross Vincent, pallone, altra sequenza con Popa, molto spesso gioca nel ruolo di playmaker, qui abbiamo visto assolutamente coinvolto sin dall'inizio come primo ricevitore in piedi. Problemi di disciplina per quanto riguarda l'Italia, non rotola via, per cui nel pieno spirito del match andiamo a rivedere, è probabilmente, anzi sicuramente, Di Bartolomeo che resta all'interno del breakdown e nel pieno spirito del match si va a cercare la giocata, si va a giocare nel territorio avversario, si vuole costruire punteggio, ritmo e anche divertimento in questo match dello Zaffanella. Tudor Buldor, quadrato, è una ridotta per la Romania, primo blocco, attenzione a questo giocatore, uno dei focus, Stefan Iancu, è un colosso, praticamente 2,5 per 128 kg, il drive è proprio Rosu, il compagno di reparto che porta avanti il pallone dopo che l'Italia è riuscita a disassare il drive rumeno. La palla lenta, ci provano con i flanker con il capitano Dragoser, setup centrale ancora con lo stesso Popa, primo ricevitore a largo, non riesce a dare velocità Popo Aia al pallone che stava arrivando dal lato destro verso sinistra, ci riprova, prova a mettere subito un buon ritmo con Nicolau. Attenzione, rischio penalità, eccolo qua, arriva immediatamente da Clara Monarini, ancora Popa dietro con Tuldor, riesce a leggere bene Jagdar, è quella che è la comunicazione, Tuldor per se stesso, la copertura di Matteo Minozzi che proverà a muovere le gambe, ma si torna sul punto precedente per stesso problema sulla breakdown, non a rotolo via, è ovvio che in questo momento, adesso andremo a vedere anche il replay se riusciamo, tanto mestiere, tanto problema al quadricipite per Matteo Minozzi, giocatore di talento cristallino, li vediamo qui, in realtà non è Zamboni ma è Ferrari probabilmente che resta lì infiltrato dentro il punto di incontro, il capitano della splendida nazionale under 20 dell'ultimo sei nazioni veramente esaltante per quanto riguarda i giovani requisti azzurri, qui inquadrato scuola capitolina altrimenti alle zebre classe 2002. C'è un cambio di scelta visto che col drive non sono riusciti ad entrare, Romania dice concretizziamo però questi primi 5 minuti con l'opportunità di sbloccare il risultato al quinto di questa prima frazione di gioco in cui abbiamo visto gli occhi, le querce rumene assolutamente incisive e con la voglia di mostrare le proprie capacità. Silenzio dello Zaffanella, arriva l'esecuzione, arrivano anche le bandierine, per cui andiamo subito a segnare a tabellino al quinto minuto il calcio piazzato da parte di Paul Popo Aia, vai a mare anche lui, due caps con la nazionale rumena maggiore, ricordiamo che queste sono le seconde nazionali. Intanto Jack De Resta presta al kick off, probabilmente anche al primo possesso, perché in questi 5 minuti praticamente l'Italia non ha mai utilizzato il pallone oltre la propria area dei 22. Giacomo Dare, classe 99, cresciuto nel Treviso, tornato ufficialmente quest'anno a Treviso, subito la pressione sul ricevitore da parte dei corridori italiani e soprattutto delle terze linee, ancora Ross Vincent, rapace in questa situazione di dubbio, arriva lì a mettere le cose in chiaro, palla fuori, obbligato a usare l'attrezzo Tigla, direttamente fuori però è portata dentro, per cui praticamente un copia e incolla di quanto è successo prima con il box di Manfredi Albanese. Adesso l'Italia ha l'opportunità di giocare questo primo pallone con Minozzi che osserva il pallone cadere oltre la linea dell'out, per cui vedremo chi sarà designato a ricevere il pallone, il saltatore, abbiamo detto Pettinelli, Zambonin, anche Ortobina sicuramente capaci, ma Zambonin e Pettinelli veramente
specialisti di questa edizione di gioco. Al lancio Tommaso Di Bartolomeo, classe 2001. Primo blocco semplice con Zambonini, prova subito l'Italia. Con Drago che perde però il pallone in avanti, purtroppo perde il controllo l'ex centro del Mogliano, attualmente in forza Veneto e Treviso, lo stesso Drago però, che insieme a Spagnolo fermano il Volcheria rumeno. Altro impatto fortissimo che però stavolta Vincent assumisce un po', userà il piede verosimilmente la Romania. Eccolo qui il trenino per Tigla, il sinistro del mediano rumeno. Il vantaggio è finito, Jack Dere prova a cercare gli spazi, a ragionare come innescare. Matteo Minozzi, testa alta, va a guardare i mismatch, non trova mismatch ma trova la linea del vantaggio, quindi si può andare. Ancora Dere, attenzione, va a chiudere la difesa su Lippo Drago, non va a impensierire, attenzione Pier Bruno, il kick and chase per se stesso, il rimbalzo non aiuta l'ala genovese che proprio con l'Italia si è messo in luce l'anno scorso contro l'Uruguay a Padova, dopo qualche giorno la sfida con l'Uruguay diciamo maggiore a Parma, la sua prima meta personale, che poi insomma ha avuto un'ottima stagione, 7 caps per l'ex calvisano. Clara Monarini chiama la Romania ad essere più rapida nella scelta, mentre tempi morti che vanno ad appesantire anche lo spettacolo, uno dei focus sicuramente del rugby internazionale. Prova a metterci le mani e riesce a strappare. Dicevamo, la touche quanto importante può essere il marcare, anche se rispetto ai nomi che avevamo indicato, Ortombina qui ha fatto la voce grossa. Ancora ridotta, stavolta riescono con Rosu. Vanno a cercare un punto di incontro per dare maggior spazio all'exit da parte di Boldon, ma è decisamente efficace il lavoro sul punto di incontro da parte dei ragazzi italiani, che vanno a influenzare il possesso avversario. Si alza anche l'urlo Italia-Italia. Oh, con Giacomo Dare che spuccia proprio sull'esterno sinistro questo penal touch che poteva essere assolutamente vantaggioso. Invece rivediamo l'azione come Italia obblighi al tenuto. Romania che vuole giocare è proprio 22 con Rosu. Ancora una volta giocano, vogliono il coast to coast e qui diciamo questo ragazzo dalle misure impressionanti per il rugby contemporaneo. Ancora problemi sul punto di incontro, la palla lentissima, il pick and go rumeno da parte di Neculai, praticamente non c'è disciplina in questa azione da parte dell'Italia, per cui altro calcio di punizione con la volontà da parte di Boldo di trovare una touche e la trova. Calcio non semplice che arriva. Cap, perfetto il contest, va benissimo andare a contendere, ma prima un chiaro rilascio. Praticamente arriva nella parte opposta rispetto al punto di calcio del numero 10 rumeno. Ovviamente il fallo è stato non aver rilasciato in maniera chiara l'avversario. Ancora touche rumena, ultimo blocco verosimilmente, la prende con le unghie ma la prende Rosu. Ancora azione, ottimo l'angolo da parte di Pop, messo giù però quando sembrava tutto difficile l'Italia è riuscita a fermare l'avanzamento rumeno. Popoaia ora con i pesanti, è il momento di Rosu sui 5. Una bellissima linea di corsa da parte di Pop, ha trovato soddisfazione all'interno della difesa azzurra, però ci prova ancora la Romania. Attenzione, palla persa, potrebbe correre Pier Bruno, non c'è nessuno che può recuperarlo, tenta Popoaia, non ce la fa, Pier Bruno si gira attorno, anzi è Simonescu, non ci arriva, in mezzo ai pali, la firma è di Pier Bruno. L'Italia gioca rotto, la transizione
tutta la velocità del numero 14 italiano, che va a subito rompere gli indugi e a portare l'Italia in vantaggio per 5-3. Romania che era dentro i 22 con gli avanti a cercare gli spazi giusti, a cercare di far male l'Italia. Poi una trasmissione non perfetta, gioco rotto, la transizione, subito Pier Bruno ad annusare questa opportunità e a volare in mezzo ai pali. Rivediamo questa palla che scivola dal controllo rumeno e poi dalla parte chiusa c'è il tentativo di rimonta a parte di Mario Simonescu. Lo vedete, Bruno lì con la coda degli occhi a verificare quanto potesse recuperare il rumeno e andare in protezione dell'ovale stesso. Così arrivano i primi 5 punti italiani, che diventano 7 con la trasformazione di Jack Dare. 7-3 dell'Italia su Romania. E vediamo Tigla e poi dietro praticamente il passaggio per Boldor, un passaggio un po' arretrato rispetto al posizionamento dell'apertura, e qui a un certo punto non spinge più, va solo in protezione giustamente per portare a termine questa lunga corsa, una corsa praticamente di 80 metri. Pier Bruno porta avanti l'Italia, che sfrutta al massimo l'opportunità avuta, la prima onestamente. Felicità rumena, siamo dentro, che si batte immediatamente a sentire in questa prima parte del match. Giovanni Pettinelli lì tranquillo per, sulla linea dei 15, per permettere ad Albanese il box, ed è come lungo anche il calcio questa volta. È corretto, è corretto, con una touche rumena sulla linea dei 10 metri quadrato in questo momento. Fede Albanese, con di estrema intelligenza e capacità, la chiamata rumena. L'Italia che sicuramente sa mettere sotto pressione le querce. Iapioc, ancora una volta Pettinelli. Ross Vincent è il primo a ricevere il pallone, mette un po' di pulizia, adesso provano ad accelerare con Dare, Drago, Bertaccini, Minozzi, fuori anche Lazzarini, che invece viene coinvolto nel proteggere questo possesso. Bravo Zambonin, bravo Zambonin, che praticamente toglie il pallone quasi dalle mani di Spagnolo, ma toglie anche la pressione rumena. Ancora Drago per Pettinelli, giocatore cresciuto nel Venezia, a Longi, Jack Dare lì vicino, possibilità di corsa di Spagnolo, sempre mobilissimo, perde l'appoggio Bertaccini, ci pensa Minozzi con il sinistro, l'uomo cresciuto al Valsugana. Protiglai nella seconda linea di difesa, pronto a coprire lo spazio e riattivare Shannon, giocatore di origine neozelandese. Popa userà il piede sicuramente, eccolo il calcio di Popo Aia, buona l'occupazione da parte di Jack Dare. Adesso Pier Bruno prova a accelerare lui, va a cercare gli spazi, la rapidità dell'autore della prima meta di questo match, nel senso. Ancora l'Italia con Pettinelli, si cambia verso Zambonina, Ortombina a pulire insieme a Ferrari il piede di Jack Dare. Non c'è la possibilità, non si trova spazio, per cui si va per il piede, almeno occupazione dello spazio avversario. Situazione botta di risposta con lo stesso Dare, che chiama Bruno. Attenzione a Penander, vai a salire e mettere pressione, l'iniziazione di Boldor aiutato da Tigla. Praticamente sull'Appenander di Jack Dare non sono. Entra Drago e non ha rispettato. Non ha rispettato la giusta distanza, per cui. Si comincia con un calcio di punizione. Boldor. Grazie, Master.
queste sono situazioni a rischio ovviamente, questi up and under, dove si mettono in fuorigioco tutti i compagni. Bisogna aspettare, guardate il numero 12 che è Filippo Drago, alza le mani. Questa è la lettura arbitrale. Butnariu, 28 anni al lancio, un caps per lui con la Romania. Qualcosa da mettere a posto per quanto riguarda la squadra romana. Rosu però riesce a domesticare in qualche maniera il pallone, si va avanti con Nicolau, oltre la linea dei 10, Tigla, Boldor ancora dietro a cercare spazio per poi dare libero sfogo, in questo caso alle gambe di Simionescu, però litiga col pallone a Popo Aia, ragazzo classe 2000 del Baiamare. Vediamo Shannon Popo Aia. Fermo un attimo. Problemi. Il giocatore. Grazie. Almeno fermo a terra. Per cui al 18esimo 7-3 per l'Italia sulla Romania dopo il calcio di Popo Aia al quinto minuto. Arriva la meta. Una transizione su una situazione di gioco rotto. Da parte di Pierlu, una trasformazione di Giacomo Daré per fissare il punteggio in questo quasi primo quarto del match qui a Zaffanella. Vediamo proprio le tribune che sono riempite ancora di più rispetto al kick-off delle 14. Si parlava appunto anche della comunità rumena intorno all'area mantovana dell'Alta Emilia, che comunque è sicuramente rilevante, significativo. Stanno dando il supporto ai propri ragazzi. Vedere questa introduzione da parte di Manfredi Albanese, la sfida spagnola di Bartolomeo Alongi contro Kiriak Butnariu Balan. Ciprian Kiriak del Timisoara inquadrato prima a sinistra, peso più o meno similare, 863-863, la palla che esce veloce, però bravo Ferrari a mantenere lì, però il punch è una cosa totalmente italiana con Attigla che riesce a strappare rispetto al Albanese, ma Albanese probabilmente era già consapevole che fosse italiana la chiamata. Jack Deré prova a concretizzare in termini metrici questo calcio di punizione, prova in qualche maniera più estetica che pratica Popo Aia. La spinta italiana massiva, viaggio veramente efficace da parte dei primi 8 uomini azzurri con Tommaso Di Bartolomeo, pronto al lancio, non contende Romania, adesso c'è la possibilità per Filippo Drago, brutta palla però di Ferrari, gioca una mano a Romania, attenzione, potrebbe attaccare, possibile attacco rumeno che non fa molto strada, bravo Bruno ad aspettare, a non attaccare, attendere il momento giusto, non sparare. Use it. E si fermano lì prima dei 10 metri, devono ripartire con i lenti. Il sinistro di Tigla Nozzi cambia l'angolo, Matteo Minozzi, quello che riesce a fare meglio e quello che infiamma le persone giunte allo stadio e che seguono la partita da casa. Alongi, Toscano va di fisico, dare all'altezza per Zamborin, il break è tutto, sostegno esterno che arriva di Filippo Drago, naviga tranquillamente in mezzo ai pali, Filippo Drago appoggia il pallone dietro l'H e arriva la segnatura del classe 2001 cresciuto nel Mogliano, però pallone all'altezza, bellissimo da parte di Jack Deré, Zamborin che sfrutta sicuramente la sua intelligenza requisita a trovare il break e aveva un paio di sostegni, il più veloce era quello di sinistra di Filippo Drago, eccolo qua, parte dallo step di Matteo Minozzi che secca sul posto, Stefan Shannon messo giù da Tigla, continua però con la palla ancora viva,
albanese, e questa è la palla, e questa è la palla che fa la differenza. Guardate Zambonina, spagnolo, che ha gambe, però Drago ne ha di più, per cui preferisce appoggiare al primo centro del Treviso. Una metà bellissima con la trasformazione ancora di Giacomo Darè. Italia che punisce la Romania, da dietro si vede ancora meglio questo spazio enorme fra le due seconde linee che non riescono a chiudere quell'intervallo che viene sfruttato perfettamente da Zambonin, imbeccato da Giacomo Darè. È ancora bravissimo, ancora Zambonin nel poi assistere la corsa del compagno. L'altro Andrea Zambonin, cresciuto nel Vicenza, premio miglior giovane, campionato top 10, il premio Giorgio Sprocco nel 2021. 14-3 intanto dell'Italia sulla Romania. Romania tanto volume, l'Italia punisce. Questa è la lettura dei primi 20 minuti del match da Zaffanello. Un albanese, la pena under, Ross Vincent. No con di Ross Vincent, per cui può ripartire con Palana. Carlo Vincent adesso prova con il capitano Drago Ser. Vantaggio finito, non c'è grande avanzamento, l'angolo viene dettato molto bene da parte di Nicolau, guadagna qualche metro, si vanno con innescare i piloni con Ciprian Kiriak. Pop Simonescu, ottima prova di difesa italiana, non fa guadagnare metro. Quella rumena, un tip lì vicino, mani veloci, ancora palla persa. Rumenia che prova a giocare, attenzione, la vivacità da parte di Ross Vincent, il ragazzo cresciuto a Joburg. Poi Exeter, Drago, tutto fuori, Minozzi, attenzione, ancora per Piacuno. Là ci sono gambe letali per la Romania e Bruno vuole vedere gli spazi, vuole annusare aree da calpestare e da conquistare. Tanto c'è vantaggio italiano, il chip per se stesso, Giacomo Darè. Ah, cosa c'è lì? C'è il sostegno di Manfredi Albanese, invenzione Giacomo Darè, il sostegno di Manfredi Albanese, 9-10, stavolta è stato 10-9 e la conclusione del giovane mediano di Mischia, cresciuto nella Lazio, attualmente in forza alla Benetton Treviso. Lì è stato bravissimo Giacomo Darè a guardare di fronte a sé, aveva la possibilità, forse non c'era l'L2, la famosa seconda linea di difesa, eccola, la fa per se stesso, effettivamente mancava l'uomo, lui l'ha visto, per cui va ad assorbire il ritorno di Paul Popoaia e lo scarico per il sostegno che era ben presente e assolutamente efficace da parte di Manfredi Albanese. Sta dilagando l'Italia in questa parte centrale del primo tempo. C'è da dire che la Romania prova a giocare tutto, qualche sbavatura nell'handling, nella gestione proprio dell'attrezzo sta punendo il team di Apioc. Rivediamo ancora, mancava la copertura dietro, anche Pettinelli dall'altra parte, ma molto più semplice appoggiarla a Manfredi Albanese. Break significativo all'interno questo match, quindi ho dato Giacomo Darè, giocatore del Treviso, diciamo cresciuto nel Treviso, poi un po' di anni a Mogliano, lo scorso a Rovigo, poi ritorno a casa in pianta stabile. Lui che è fra quelli convocati con la nazionale maggiore. Siamo minuti per ampliare il bacino in vista del Sei Nazioni. Insieme a lui Bruno Minozzi, Pettinelli, Zambonine, Spagnolo. Perché arriva da un infortunio al pollice che l'ha tenuto fuori dai campi per un paio di mesi. Zambonino, Tombina,
provano comunque a contestare, a mettere pressione, e questo è un elemento importante. Ancora perde l'attimo buono la Romania, palla fuori, ed è Spagnolo come sempre a dare libero sfogo ai propri passi, ai propri step. Un pilone anomalo, un pilone dalla grande mobilità. Tutti ci ricordiamo gli step in finale scudetto, ha permesso la meta di Nostrana, la meta che ha consegnato virtualmente lo scudetto al Petrarca, finale contro Rovigo del maggio scorso. Ancora qui il primo, Lesto, ad andare su questa palla. La palla era uscita dal breakdown, per cui era giocabile. È il compagno di tante battaglie a parte di Spagnolo, Tommaso Di Bartolomeo. Al lancio Pettinelli là dietro. Sì, purtroppo c'erano in avanti. Il delivery non è perfetto da parte di Giovanni Pettinelli. Lo scarico dopo la ricezione non mette nelle condizioni il compagno di squadra qui in Nazionale A, ma anche a Treviso, di gestire poi il pallone. Per cui si comincia con l'introduzione in favore di Alexandru Tigla del Baia Mare. Italia che ha affrontato Romania anche per quanto riguarda la Nazionale Maggiore nel corso del luglio scorso, vincendo per 45-13. I giocatori erano presenti anche in quella sfida, oltre che in quella di Parma che abbiamo menzionato all'inizio delle cronache. I tempi da parte di Clara Monarini, ancora la pressione da parte dell'Italia, prova a cercare gli spazi ideali con l'inserimento di Simionescu, tutto a largo, vuole portarlo fuori, non ci riesce Pier Bruno, per cui ricomincia con Waldor nel ruolo di mediano, tenta continuità diretta, ci riesce in questo momento con il capitano Dragoser. Palla lenta, però non rilascia il placcato. L'Italia, per cui calcio di punizione a favore della Romania quando mancano 12 al termine del primo tempo. Italia 21, Romania 3. Romania che prova ad avvicinare, ad accorciare il gap in questa sfida di Viadana. Rivediamo l'azione. E praticamente viene contestato a Spagnolo il fatto che abbia placcato, poi non abbia rilasciato per riattaccare. Quindi non c'è un chiaro rilascio, oltre al codice anglosassone che è giusto usare in queste sfide internazionali. Clara Monarini per spiegare in italiano il perché della sua scelta. Di Bartolomeo qui inquadrato. Ancora a contestare, ancora a porre dubbi, e ancora un possesso che arriva dalla rimessa laterale, o perlomeno non dà l'opportunità di una palla di qualità agli avversari. Box territorio albanese, dice dentro, sì, deve stare al proprio posto Rosu. È il momento di Popoaia, Simionescu, il piede dell'11 romeno in maniera non precisissima, ma poi riesce a gestire il pallone Minozzi. Ancora un po' di kicking game con Bruno, forse c'è un'ostruzione chiamata sulla penander di Minozzi dopo aver in qualche maniera gestito il pallone. A ricezione confermata. Rivediamo. Se lo va a cercare, se lo va proprio a cercare, poi allarga le braccia come dire: ma io non ho fatto niente, è stato lui venire contro di me. Grazie. Diciamo posizione non condivisibile. Cambio in prima linea, doppio cambio in prima linea per la Romania. Fuori Kiriak e Butnariu, dentro Capatagna e Tomescu. Cambi subito in prima linea per Apioc, Tomescu per Kiriak. Tanto la
Prese di Zambonini e il drive. Inizia a fare metri con Di Bartolomeo dietro. Un grande finisher di questa situazione di gioco. Innumerevoli mete, c'è lo stop però albanese. Filippo Drago, Libertacini che gli dà un input, ma invece si crea lo spazio largo. Che palla che tiene in mano Pier Bruno! Che palla che è riuscito a tenere in mano. Peccato, peccato. Bellissima, bellissima azione italiana con Bertaccini che fa il dummy, praticamente va a impegnare i centri avversari, dando poi lo spazio di corsa a Matteo Minozzi, che qui in qualche maniera un po' la Luka Doncic riesce a mantenere questo possesso. C'è avanti un tuo giocatore davanti. Praticamente il tocco poi viene ripreso da Bruno che era in avanti rispetto a Minozzi. Peccato, però tutto molto molto bello e accoglie anche gli applausi dello Zaffanelli. Insomma, Italia che voglia divertire e divertirsi, come giusto che sia. Eh sì, uno sport di combattimento, ma uno sport deve anche intrattenere e far divertire le persone allo stadio. Inquadrato Tudor Boldon, quindi che mette i due terzi della prima linea rumena. Di Tomascu, vediamo se Zambonin mette in difficoltà e lo fa ancora Giacomo Ferrari, Jagdare, Filippo Drago, Bertaccini, vediamo, mani veloci, Filippo Lazzarin, ancora Italia con Giovanni Pettinelli che decide di andare a terra e ricominciare. Da Re Ortombina non la domestica il pallone, ma almeno va indietro, per cui c'è la possibilità di riutilizzare. L'uomo a terra va rilasciato, ancora Ferrari che si chiude e poi va a contatto lì è ad ostruire, ancora anche in maniera volontaria parte Nicolau. Italia che dice adesso mentalmente è già pronta al fallo. Avete visto, praticamente c'era vantaggio. Albanese se ne va con Minozzi che ha spazio, dice ma cosa faccio? Ma faccio la continuità diretta. Peccato, e poi abbiamo speccato questa opportunità con un no con troppa leggerezza, voglia divertirsi, non ho detto. Qui il pallone probabilmente non è stato gestito perfettamente con Albanese che ha qualcosa da dire, diciamo dei cambi liberi con 26 a referto di questa sfida, per cui dopo pilone sinistro e tronatore fuori anche Tigla e Boldor, dentro Muresan. Attenzione, questo Mihai Muresan, ragazzo 2002, capitano dell'Under 20, già 3 partite con la nazionale maggiore, giocatore di assoluto talento, se ne parla un gran bene in Romania. Romania pronta ad introdurre, 6 al termine della prima frazione di gioco, 21 a 3 Italia. Ancora dominio in mischia ordinata, la pressione da parte di Pettinelli, sua liberazione, palla che resta viva con la presa di Filippo Lazzarin, giocatore del Vallo Rugby che chiude nel Petrarca, partito nel Rovigo, impatto però ha opportunità ancora di giocare un pallone all'altezza. È stato Ortombina a portare avanti il pallone. Nel momento di Filippo Drago aumenta la confidenza tra gli azzurri di Alessandro Troncon, cambia il senso, c'è un fuorigioco di Rosu. Da Re per Zambonin che assorbe e poi va a terra. Da Re che usa il piede per la corsa di Bruno che ha cambiato senso e poi va a praticamente va ad annullare, ma si torna sul vantaggio precedente del numero 4 del fuorigioco. Quindi Rupanu al posto di Tigla e Muresan al posto di Boldor. No era calcio di punizione per l'Italia. Jack Deré cerca una touche, la trova in maniera chiara, una piccola sbavatura per il mancino trevigiano.
ampiamente. Dopo il chip per se stesso che ha dato l'opportunità ad Albanese di segnare la terza meta italiana. La presa è buona da parte di Zambonin, il drive inizia a macinare, prova a cambiare angolo, va a terra, c'è il vantaggio, tirato giù, l'avanzamento azzurro, Albanese alla ricerca del pallone, si ricomincia con un altro calcio di punizione. Ovviamente c'è il numero 8 Sopota che fa collassare il raggruppamento italiano. Andrei va a cercare un'altra touche molto semplice in favore dell'Italia. Lancio di Tommaso Di Bartolomeo. Vedete proprio l'azione di Sopota da questa inquadratura da dietro, dal back si è visto perfettamente. Zambonin lassù dove nessuno può arrivare, tutto il pacchetto insieme a cercare gli ultimi 5 metri per la quarta segnatura, cerca di avanzare ancora il 4 blu in maniera scomposta e fuori dal regolamento. Rosu ancora una volta si fa prendere. Il numero 4 ad influenzare il mancato avanzamento da parte dell'Italia. Clara Monarini al primo match maschile internazionale. Rivediamo praticamente Florian Rosu del Temare, perché lui è Romanian Wolves. Questa volta è Bettinelli, non contiene la Romania, aspetta a terra i giocatori italiani. Questa volta l'angolo sembra interessante, rischia di essere mandati fuori, ma cercano di raddrizzare quella che è la direzione con Di Bartolomeo, che stanno usando l'opportunità di andare oltre, e arriva in questo momento la meta firmata Tommaso Di Bartolomeo, la quarta meta azzurra a coronare più opportunità fermate dall'indisciplina rumena di portare 4 mete nel primo tempo alla causa azzurra. Quindi dopo le mete di Bruno Drago, Albanese, arriva anche quella di Di Bartolomeo. Questa volta la trasformazione non sarà così semplice, rivediamo, lui era basso lì con l'aiuto dei compagni, con l'aiuto di Alongi a dare l'opportunità di planare oltre la linea di meta. A terra Spagnolo, che vergogna, con Giacomo Dare quadrato ad una trasformazione dai 5 metri, non semplicissimo. Giacomo Dare è un altro ragazzo che grazie alla nazionale A emergenti si è messo particolarmente in mostra nella passata stagione, fino a ottenere anche lui l'esordio nella nazionale maggiore. 39 sul cronometro, Giacomo Dare non infila l'H, per cui resta 26-3 il parziale di questa prima frazione di gioco, quando probabilmente ci sarà l'ultima azione. Lo Spagnolo che sta ricevendo le cure da parte dei sanitari mentre le due panchine si stanno scaldando. Dobbiamo ricordare quella dell'Italia con Frangini, Leccioli, D'Amico, Iachizzi, Iseco, Ruggeri, Fusco, Teneggi, Damiano, Moscardi e Montemauri. Eccolo che di Bartolomeo e Ferrari, mentre qui il giovane Mihai Muresan, Baiamare, anche lui capitano nazionale Under 20 romeno. Ristabilito Mirko Spagnolo,
convocato per la prima volta con la nazionale maggiore. Checco Lovetto, Valsugana, Petrarca nel suo passato, già quando Re riceve il pallone con estrema cautela, cura e delicatezza va a riportare la Romania nel proprio territorio con Popoaia che si stava un po' prendendo bene da questa situazione nel voler giocarla velocemente, mentre Tomascu è alla ricerca di maggiori sicurezze nella rimessa laterale, aspetto che ha messo in difficoltà la Romania, non che la mischia ordinata abbia dato risultati differenti, però questo aspetto della touche era maggiormente preventivabile. Stavolta è tutto buono, esce dall'area del marcatore il piede rumeno nella profondità con Minozzi che calcia direttamente fuori perché sapeva che poteva essere ed è l'ultima azione del primo tempo per cui l'Italia chiude assolutamente in vantaggio questi primi 40 minuti, 26-13, siamo 4 le mete per gli azzurri dopo una partenza che ha visto il calcio piazzato da parte di Popoaia. Arrivano le segnature di cui 3 trasformate di Bruno Drago, albanese, di Bartolomeo, e c'è da aggiungere una cosa, non è tanto il fatto di segnare come sono state segnate le mete, anche proprio la bellezza estetica, l'energia, la vitalità che ha dato sicuramente un boost interessante a questo match. La gioventù italiana, ricordiamo una media bassissima, una media di 22, quasi 23 anni, è ovvio che deve esprimere questi sprazzi, queste luci, e potremmo anche andare a vedere gli highlight di questo primo tempo giusto per riassaporare quanto raccontato con il kick off da parte di Boldor e poi il primo fallo praticamente azzurro con un giocatore italiano che non si toglie dal punto d'incontro, calcio e punizione con i 3 punti appunto di Paul Popoaia. Poi questa touche, una trasmissione non perfetta, o meglio questa è una bellissima azione giustamente con l'angolo di Gabriel Pop, e in questo momento con la Romania che vive il miglior momento del match con una presenza nei 22 avversari costante, l'Italia che non va mai comunque in apprensione, non ha mai rischiato di subire la meta al netto di quel break di Pop che abbiamo visto, e tutto è stato gestito con estremo controllo e serenità. E poi arriva l'errore sotto la pressione azzurra con la corsa di Pierre Bruno, il sostegno dietro di Jack Deray, la rimonta da parte di Simionescu che non arriva, con uno che plana serenamente sotto l'H romeno. Altra situazione con lo step, un footwork straordinario veramente di Minozzi, riesce a mantenere vivo il pallone in Italia al momento di Alongi che va a contatto con la polizia di Ferrari, insieme a quella di Bartolomeo, albanese, muove per Jack Deray il break centrale di Zambonin, il sostegno esterno da parte di Filippo Drago che con estrema serenità, con la lingua fuori, rallentando anche, alzando l'indice, dice questa è mia, e l'appoggio qui dietro per altri 5 punti che diventeranno 7 con il piede di Giacomo Deray, albanese sotto vantaggio, un chip per se stesso, mancava la seconda linea di difesa, con Deray che con estremo altruismo va ad appoggiare a Manfredi Albanese per la terza meta azzurra e l'abbraccio di Alessandro Ortombina. Poi l'ultima segnatura con l'esazione di Giovanni Pettinelli, dopo più touche e più drive fermati fallosamente da Romania, c'è Tommaso Di Bartolomeo come ultimo elemento del drive che si abbassa, guardate quanto basso è, per dare maggiore spinta ad Alongi, al compagno, ma anche la possibilità poi di tuffarsi oltre la linea di meta per portare la quarta segnatura all'Italia, segnatura che non sarà convertita con il piede di Giacomo Deray, per cui finisce il primo tempo con il parziale di 26-3 per l'Italia A sulla Romania A. Noi ci prendiamo qualche minuto di break e poi rientriamo per la seconda frazione di gioco.
66? Un grande applauso per i giovani Neroni. Bentornati allo stadio Zaffanella di Viadana, secondo tempo tra Italia e Romania. A primo tempo dice 26-3 per i ragazzi di Alessandro Troncon, grazie alle mete di Drago, Bruno, Albanese e di Bartolomeo. Interessante vedere se ci sono dei cambi, sì, vediamo subito. Allora, a sinistra è uscito Spagnolo, dentro Emanuele Leccioli e poi dalle altre... gli altri slot ci prendiamo qualche secondo per verificare eventuali avvicendamenti, mentre la Romania ha già fatto 4 cambi in prima linea. Sono usciti al termine del primo tempo Kiriak e Butnariu per lasciare spazio a Tomascu e Capatagna, ma poi per quanto riguarda la mediana tutta la cabina di regia è stata modificata con Rupanu e Murzan al posto di Tigla e Boldor. Clara Monarini lì con massima attenzione vicino a Jack Dare per dare il là a questa seconda frazione Italia a Romania.
A. L'Italia che sicuramente si è edificata, sviluppata, ha trovato maggiore espressione nel corso del primo tempo e adesso vuole sicuramente confermare quanto di buono costruito nella parte centrale e finale dei primi 40 minuti. Subito il kick off di Jack Dare, la risposta al piede da parte delle querci rumene. Minozzi alla ricezione, protagonista dei primi minuti con la sua velocità, la sua capacità di gestire angoli e appoggi. Intanto l'ottimo calcio di Popoaia, dove la Zarina non stava più coprendo, per cui si va a lavorare sul territorio. Un po' di kicking game all'inizio, ancora Popoaia tra i migliori, a parte qualche problema forse di ricezione, però sicuramente un uomo di talento e di esperienza. C'è questa palla toccata, Jack De Re si guarda attorno, c'è Bruno, però c'è Bertaccini che ostacolava un po' la ricezione dell'ala delle zebre, per cui bisticcio con l'ovale d'Italia. Mancanza di comunicazione o comunicazione non totalmente efficace da parte dei tre quarti azzurri. Si ricomincia con un'introduzione in favore della Romania, l'introduzione è quella di Gabriel Rupanu con Timișoara. Tutti i tempi che servono, ovviamente anche un'ottica di sicurezza, non c'è stabilità, infatti claro, ma a chiamare immediatamente l'attenzione delle prime linee. Siamo a Lecce lì al posto di Spagnolo, che nella fase finale del primo tempo era stato soccorso con una fasciatura al ginocchio. Intanto attenzione anche su quella che è la disposizione a rumena, con Murzan pronto a ricevere il pallone con lo scarico su Bota, pallone che arriva a largo, l'inserimento da parte di Popoaia con l'opportunità. Shinan non però presa in considerazione per la buona difesa da parte della squadra azzurra. Vicino per Stefan Iancu, ancora con gli avanti. Il timing era buono, però il muro italico ha detto di no alla corsa di Balan. Prova a cambiare senso, molto bassa questa penetrazione. Prova Ferrari a togliersi giustamente per non incappare in un fallo. Si è entrato anche Lamboio, andiamo a riverificare fra un po'. Ancora palla rumena, il piede da parte di Murezan, lui a pizzicare. Pierguno che non ci riesce, di esterno con estrema capacità, il pallone resta in campo a Simionescu, riesce a mantenere anche lui in campo. Il piede del numero 11 rumeno, Jack De Re, nella profondità a ricevere, può andare lui, scaricare per Minozzi, vediamo cosa decide di trovare angoli, trovare spazi per se stesso con Zambonin dietro per Minozzi. Finta, ancora gli appoggi di Matteo Minozzi, cerca continuità diretta, c'era l'opportunità, però prova nel senso, ancora con Ortombina, da Re, Filippo Drago nel traffico, non velocissimo ma estremamente oculato nel prendere quello che serviva. Vantaggio italiano, placcaggio alto, proprio Filippo Drago, l'autore della seconda meta, già pronto a rialzarsi. Nato nel dicembre 2001, rivediamo, albanese, pallone che arriva a Giacomo Dare, finta poi ancora via Drago, che vede un mismatch, perché di fronte a sé ha un pilone, perché dice io sono più veloce di te, ti prendo l'interno, intanto mi guadagno qualche metro, giustamente. Penal touche Italia, che attacca da sinistra verso destra. Gli esperti di psicologia sapranno perfettamente che un'azione da sinistra verso destra è una percezione migliore
per quanto riguarda bellezza, fluidità. Speriamo che lo spettacolo sia come quello del primo tempo per apprezzare ancora di più il lavoro di questi ragazzi. Di Bartolomeo, basso il drive, Ortobino a lavorare, a spingere insieme a Pettinelli, il pack lì con Albanese a guardare dove andare, cosa fare, provano a disassare, provano ad andare oltre, sembra efficace, è la stessa mole per cui si può andare, si può continuare, attenzione, e si va oltre, vediamo se c'è il toccato, il grounding non mi sembra, manca il pallone lì, Albanese prova a strapparlo con Pettinelli a destra, ma ci pensa lui, lì in un nanocentimetro, in un micron trova il proprio nome ancora sul tabellino, il numero 9 azzurro. Dopo la meta nel primo tempo arriva questa segnatura d'astuzia per il numero 9, ex calvisano, ex Lazio, attualmente a Treviso, mentre da vero numero 9, ha visto che c'era un pezzettino d'erba disponibile, lui è andato a depositare il pallone. Dopo il calcio rientra il numero 4 blu. Per cui rivediamo l'azione da dietro. Ragazzi, mi mandate il 3 blu, il numero 3 blu. Il lavoro del pack azzurro con Simonescu lì abbastanza staccato, vedete, adesso viene assorbito il numero 5, poco attento Iancu. Abbiamo parlato all'inizio telecronaca, insomma, ragazzo dal punto di vista fisico imponente, non particolarmente reattivo, è molto alto. Qui il mismatch c'era tra Albanese e Iancu, centimetri che sono stati a favore una volta tanto di Manfredi Albanese, per cui insomma Albanese a seconda meta personale senza la trasformazione di Giacomo Darè. Tra l'altro non abbiamo menzionato che dopo la segnatura, o meglio dopo i molteplici drive che hanno poi dato la segnatura di Bartolomeo, c'era stato un giallo per Rosu, per cui la Romania ha giocato in 14 per 10 minuti. Intanto ci sono cambi per quanto riguarda l'Italia. Entra Edoardo Iachizzi e Alessandro Isacor per Ortombina e Giacomo Ferrari. Quindi Isacor e Iachizzi per Ortombina e Ferrari. Intanto Simonescu ha la possibilità, ma c'è un avanti blu per cui vanificata questa opportunità, c'è fischio claro Monarini, nulla da fare, si ritorna sul punto in cui c'è stato il knock-on. Quindi Iachizzi probabilmente andrà in seconda linea con Zambonin. Il dubbio c'è perché diciamo nel corso della carriera Iachizzi, attualmente a Van, ma poi è cresciuto nel Perpignan, ha giocato molto spesso anche in terza linea, per cui era interessante capire che utilizzo ci sarebbe stato del giocatore di Colleferro che è uscito dalla Capitolina, poi questa esperienza appunto in Francia, attualmente al Van. Col Perpignana proprio esordio in Pro di 2 e anche in Challenge Cup, non in Top 14. Un giocatore che è rientrato dopo un lungo infortunio nel mese di maggio, tanto un problema di un giocatore a terra nell'area di meta azzurra. Inquadrato Florian Rosu, è entrato ragazzi, ha fatto cambio, classe 93, giocatore sicuramente abrasivo, che è costato anche il cartellino giallo, e Matteo Minozzi a terra. Andò qui inquadrato Alessandro Isacor, una meta stupefacente contro la Romania a Parma l'anno scorso, in cui ha messo sul piatto tutta la propria fisicità. Albanese introdurre una certa abilità, Monarini va a chiamare
Attenzione, richiede maggior spazio. Nel frattempo al posto di serve Barella per Minozzi. Probabilmente è stato chiamato alla Barella al posto di Matteo Minozzi, è entrato Giovanni Montemauri. Per cui momento di stop, servono i sanitari. Purtroppo Matteo Minozzi è assoluto protagonista di questa sfida, con i suoi angoli, sui propri appoggi, le proprie intuizioni e la velocità. Di momento di time off qui allo Zaffanella. Diciamo questo percorso Italia A, Italia Emergenti, che è partito l'anno scorso, praticamente a novembre, meglio novembre 2021, con la vittoria in Spagna per 13-11 al Central di Madrid, poi la vittoria a Padova contro l'Uruguay per 31-13. La già menzionata sfida con la Romania Emergenti 50-26 di Parma, poi la sfida Italia-Olanda 55 al Battaglini, la vittoria contro la Namibia nel corso della tournée estiva, che ha avuto anche un match insieme alla Curling Champions Team, una sorta di selezione della Curry Cup, in cui l'Italia ha perso di 4, 31-27, e la selezione italiana 15, che praticamente è una sorta di Italia A, chiamiamola così, non ufficiale, visto che la sfida era con un club, i Leicester Tigers, nel corso del mese di novembre, con la vittoria degli inglesi per 33-19. Tanti giocatori coinvolti in questa seconda selezione, appunto selezione voluta fortemente per ampliare la base e mettere nelle condizioni tanti ragazzi di performare a un livello differente, per dare minutaggio a coloro che magari in URC non ce l'hanno, o testare atleti, profili dal punto di vista internazionale. Abbiamo detto come Pier Bruno, abbia avuto grazie d'Italia questa possibilità poi di accedere alla nazionale maggiore, ma abbiamo già anche sottolineato come l'abbia avuta Giacomo Dorè o Manfredi Albanese. Questa è una nazionale che è figlia ovviamente di profili che hanno vissuto la nazionale Under 20 nel passato, ma anche proprio insomma gli ultimi 2-3 anni, che hanno dato grandi soddisfazioni alla nostra, al nostro movimento. Ricordiamo selezione 2022, insomma il quarto posto, soprattutto la vittoria con l'Inghilterra, il 6-0 appunto di Treviso, il 27-13 con la Scozia, la vittoria col Galles, insomma hanno sottolineato il buon lavoro fatto negli ultimi anni. Tutto questo viene confermato ampiamente nel terzo posto del Summer Series, in cui si è nuovamente battuta l'Inghilterra, oltre ad aver battuto anche Scozia e Georgia, perso con il Galles. Essere competitivi, questo è il primo punto, e questo passa attraverso anche match di questo tipo, dando questa chance a ragazzi molto molto giovani, non solo atleti alla ricerca della propria forma fisica, per dare conforto a quella che è la campagna delle Sei Nazioni, che prenderà forma a breve. Ricordiamo che il 5 febbraio Italia-Francia, mentre il 3 ci sarà la 20, sempre a sfidare i transalpini. Domenica 12 Inghilterra-Italia, anticipata due giorni prima, sempre dalla sfida ovviamente tra le due nazionali nella categoria Under 20. Poi sabato 25 febbraio Italia-Irlanda, si giocherà di sabato, per cui il 24 ci sarà la sfida della categoria Under 20. Sabato 11 marzo Italia-Galles, il 10 giocheranno ragazzi Massimo Brunello, poi sabato 18 marzo Scozia-Italia, con la sfida dell'Under 20 questa volta, che verrà giocata il giorno successivo, domenica 19. Due squadre che entrambe affronteranno l'esperienza Rugby World Cup in Francia. Diciamo che l'Italia non è mai mancata, la Romania ha avuto un passaggio vuoto nell'ultima edizione, quella del 2019, anche per questo insomma ha fatto abbastanza specie le dimissioni di Andy Robinson dopo il lavoro svolto nel riportare le querce nell'elite, diciamo, del la massima competizione mondiale per quanto riguarda questa disciplina, aspetti su quali noi non vogliamo decisamente addentrarci. Nazionale che è stata appunto data, sotto, diciamo, affidata a Eugen Apioc, allenatore del Baia Mare. Lui apertura, giocatore
con tre caps con la Romania, già assistente tra l'altro in nazionale rumena nel Rugby World Cup 2015. Robinson ha detto: sento di aver portato la squadra rumena il più lontano possibile dopo una serie di risultati deludenti negli ultimi sei mesi dentro e fuori il campo. Sento comunque che è giunto il momento. Intanto gli applausi dello Zaffanella per Matteo Minozzi. Speriamo non sia nulla di grave per l'estremo italiano. Veramente troppi infortuni stanno condizionando il rendimento di questo talento puro, sopraffino. Ricordiamo, classe 96, che studia nel Valsugana, Calvisano, Zebre, Wasp, adesso Treviso dal 1° di novembre. Insomma, tra l'altro nominato, o meglio nelle nomine di Player of the Sei Nazioni, insomma, of the Tournament nel 2018. In bocca al lupo Matteo, speriamo sia nulla di grave. Intanto albanese ad introdurre, 48 sul cronometro, 31-3 Italia-Romania. Pian piano lavora con calma, cerca di una palla di qualità. Adesso ce l'arriva giusto, c'è il vantaggio con Jagdare. Filippo Drago finta, prova ad attaccare l'interno, palla viva che viene persa da Pier Bruno. C'era un pallone che voleva, che chiamava lo spazio, che indicava la via da prendere. Problemi da parte di Capatagna del team Issoara, giocatore, possiamo definirlo, di esperienza, 37 anni quest'anno, 34 caps e 5 metri con la Romania. Giacomo Dare, il sinistro del numero 10, azzurro, 17 a soffrire la spinta dei ragazzi di Alessandro Troncon, Tommaso Di Bartolomeo, Pettinelli, Zambonin, Iachizzi, Zambonin. Vedete lassù, non ci arriva nessuno, è impossibile, troppo leggero, troppo reattivo, troppo intelligente nell'aggiustare questa pallone. Pallone esce con Edoardo Iachizzi che evita, va oltre l'area del placcaggio e guadagna quel centimetro interessante. La trasmissione non buona, però si inserisce molto bene Giovanni Montemauri, Pier Bruno, il piede di Pier Bruno, la corsa di Giovanni Pettinelli che potrebbe arrivare prima. Vediamo la corsa, rimbalzo, Giovanni Pettinelli, segnatura del flanker, capitano di questa Italia a Pier Bruno, il piede, il grabber. Rivediamo l'azione, tutto parte da Iachizzi, il pallone è non perfetto, però l'interno, Montemauri, Pier Bruno, la corsa di Giovanni Pettinelli, prova a rimontare, Vlaudut Popa non ce la fa, lo guarda con attenzione il pallone, poi si lascia andare a questo toccato che dice meta numero 6 per l'Italia, firmata Giovanni Pettinelli. Vediamo ancora la corsa con il grounding per il prossimo capitano dell'Italia numero 21, Bianco, il capitano che esce in questo momento. Tra gli applausi dello Zaffanella, nel frattempo Giacomo Dare si concentra per la trasformazione. Al posto di Pettinelli vediamo il calcio, sì, sulle bandierine, per cui 38-3 dell'Italia sulla Romania. E al posto di Giovanni Pettinelli è entrato Davide Ruggeri, il capitano della nazionale under 20 mondiali in Argentina, classe 99, la prima stagione alle Zebre. Il restart da parte Romania a Zambonin, lassù, sereno, tranquillo, si gira, Ricoi, palla a disposizione. Iachizzi, anzi no, Bertaccini, primo ricevitore, scarica ben più protetto, Giacomo Dare, prova con Giovanni Montemauri, la corsa di Giovanni Montemauri, trova il break Giovanni Montemauri, le gambe veloci del romano, c'è sostegno esterno, a parte Lazzarin, vediamo Montemauri, prova lui da solo, perde un po' l'appoggio, perde l'attimo giusto per il sostegno di Albanese, l'ex compagno alla Lazio, c'è un vantaggio, break però sontuoso da parte dell'estremo, ma anche numero 10 in forza alla FMCZ Rugby Rovigo Delta, Bertaccini muove fuori per Alongi, Isecor, vediamo se voglio correre Isecor, sì che ce l'ha, e come se ce l'ha, e questo non lo ferma più nessuno, Alessandro Isecor, come l'anno scorso, nella
stessa modalità, con la stessa sicurezza, con la medesima prepotenza, va oltre la linea di meta e segna la meta ulteriore per la nazionale italiana, la meta numero 7, per cui subito dopo la marcatura di Pettinelli, ancora Isecor che quando vede Romania si esalta e lo fa ancora in questa maniera. Però onestamente il tutto parte da una break di Nanni Montemauri, e guardate, se la ride anche Bruno dietro perché sa come andrà a finire questa corsa, per cui tutto bene qui alla Zaffanella con l'Italia che sta dilagando. La Romania è chiamata a dare cenni di presenza. Alex, mi fai uscire 16, 17 e 8 blu quando passi di là. Intanto Dare si concentra per trovare l'acqua, l'acqua, magari l'acqua la prende dopo quando finisce di calciare, o forse l'ha già presa prima di calciare come spesso accade per i kicker. Altri cambi pronti: Frangini, Fusco, Nico D'Amico. Tutto confermato. Per cui l'Italia si porta a 45 a 3. Passivo pesantissimo. Li vediamo a lungi. Bravo per Isacor che va oltre un placcaggio scomposto. Forse un tentativo a parte di Gabriel Pop. Intanto fuori albanese, dentro Emilio Fusco, sta entrando Mazza ed esce Filippo Drago. Forse non è ancora il momento. Adesso è il momento di Manfredi. Sì, non si era accorto del cambio. Fede Albanese, due mete per lui oggi. Si può ricominciare. Temperatura qualche grado oltre lo zero qui a Viadana. Diciamo che il match gli sta dato gli animi. Montemauri, diciamo, prima stagione Rovigo per lui, lui che è cresciuto nella primavera, poi un anno allo Stad, poi ritorno in Italia. Già coinvolto in nazionale 7 nel corso dell'estate, e questo è l'orgoglio di un ball boy nel prendere il pallone, richiamato subito all'ordine, però si era preso bene, come si suol dire, e va bene anche così, insomma. Il lancio da parte di Boyu non contiene l'Italia, palla che vuole essere giocata con un interno a parte di Gabriel Pop. Prova la corsa Simionesco, attenzione che ha grandi doti atletiche, il numero 11 li può giocare. Sussulto d'orgoglio da parte della Romania, la sfida fisica, la collisione vince la Romania, poi tentativo di togliere il possesso, non ci riescono, però qua è stato bravissimo Bruno a leggere dove voleva andare la Romania, è andato ad anticipare la salita e praticamente arrivare contemporaneamente alla palla, togliere decisamente la possibilità di addomesticare l'ovale da parte del ricevitore rumeno. Ok, pronto a uscire Di Bartolomeo per lasciare spazio a Lapo. Frangini, forse dopo questa introduzione. Il tempo è entrato Emilio Fusco, classe 97, gioca nell'Annonay Fed 1 in Francia, insomma il cognome dice parecchio se non tutto. Pacchetto ancora dominante, pallone tra i piedi, sereno, c'è già palla che vuole essere giocata, la corsa da parte di Davide Ruggeri
il piede, il cross kick da parte di Jack De Re, fuori per Filippo Lazzarin, la corsa del classe 2002, la corsa del numero 11, la collisione, vuole restare in piedi, peccato, peccato che l'ultimo baluardo rumeno metta fuori l'ala, cresciuto nel Petrarca, utility appunto, scudetto under 16, under 18 con il Petrarca Padova, e vediamo la corsa, il cross kick va oltre il primo placcaggio da parte di Lambuio, e poi questo però va a mettere fuori i piedi del 21enne utility in forza ai diavoli di Reggio Emilia, fuori di Bartolomeo, fuori Alongi, dentro abbiamo detto Lapo Frangini e Nico D'Amico. Lapo Frangini, classe 2002, fiorentino, Medicei, lui parte della nazionale under 20, insomma, che ha dato grandi soddisfazioni al movimento italiano, l'ultima nazionale under 20. Frangini che formava insieme a Rizzoli e Genovese una prima linea definitiva. Intanto turnover per il buon lavoro difensivo da parte d'Italia, da fare contraltare alla giovinezza di Lapo Frangini, l'esordio con la maglia azzurra di Nico D'Amico, pilone in forza calvisano, classe 93, bolognese. Si toglie questa soddisfazione Modena, Genova, San Donà, Rovigo e Calvisano, giocatore dalla forza fisica incredibile, lui che da buon bolognese, nel senso che Bologna offre grandi spunti rugbistici, ma è una città prettamente calcistica legata al mondo della pallacanestro, comincia col basket, e qui vediamo la spinta della Pacchetto con Fusco, continua però, continua ad avanzare, e adesso parte Davide Ruggeri. Oi, oi, ci prova Iachizzi e praticamente butta giù tutti, Munarini compresa, la meta di Edoardo Iachizzi. Stanno tutti bene, questa è la bella notizia, e soprattutto Iachizzi è decisamente felice. E vediamo l'azione precedente e poi la pick and go da parte di Iachizzi, che è bravo a gestire la collisione e guidare il corpo oltre. Bella anche l'azione di Davide Ruggeri, che riesce comunque a presentare il pallone, Iachizzi fa il resto, quindi bel ritorno anche di Iachizzi nel giro della nazionale. Esce Pier Bruno, esce Pier Bruno, entra Matteo Moscardi. Diciamo Nico D'Amico, cominciato col basket, poi tutto un percorso tra le serie minori prima di trovare questa convocazione. La second, magari darà soddisfazione alla trentenne bolognese. Intanto Giacomo D'Arè, concentrazione, classe 99. Centrale non difficile, confermano le bandierine la buona direzione e intensità di calcio da parte del mediano d'apertura, che era alla ricerca di minuti in vista delle sei nazioni. Così è stato, pronto a uscire Giacomo D'Arè, perché al suo posto è entrato Nicolò Teneggi, e al momento sono stati effettuati tutti i cambi. La presa aerea, ultimi 20 minuti di questo match, che voglio dire sembra quasi più una formalità da un punto di vista di risultato, però ci si giocano degli slot interessanti. Lavora senza gli appoggi il giocatore rumeno, per cui praticamente Lamboiu non lavora sugli appoggi, per cui calcio punizione per l'Italia, che verrà interpretato da Nicolò Teneggi, classe 2002.
calcio bellissimo da parte questo ragazzo in forza alle zebre, suoi 6 punti che hanno permesso all'Italia Under 20 di battere l'Inghilterra l'anno scorso, 6 nazioni. Originario di Sassuolo, qui è nato Alessandro Isacco. Prima stagione televisiva per lui, Lapo Frangini. Iachizzi, Isacco, Zambonin. Iachizzi alla presa. La sfida è stata con Rosu, è stata vinta. Ed è il momento di Damiano Mazza. Giocatore formato sia a Carpi, Fusco. Prova a uscire dall'angolo del placcaggio di Geli, però non fa strada, ben placcato ancora nel senso Fusco, finta e va, il sostegno arriva da Lapo Frangini, resta in piedi il giocatore toscano, ancora vuole questo pallone di Geli, ancora vuole portare avanti l'ovale, la possibilità con Matteo Moscardi, deve andare a terra per mettere il pallone a disposizione, deve rilasciare il rumeno Fusco, le mani dice di continuare, per cui un po' di confusione, gran bloccaggio sul mediano di mischia italiano con Isecor che proprio si divincola, va a cercare quegli spazi che gli servono per avanzare, il pick and go da parte di Nico D'Amico, guarda fuori lì, provano con gli avanti con Lapo Frangini quasi sulla linea di 5, 52-3 al parziale quando mancano 17 minuti al termine di questa sfida. Leccioli, Isecor, Ruggeri sostenuto, riesce ad andare oltre il placcaggio, adesso Fusco, Teneggi, Moscardi va a protezione, serve un 9, adesso arriva in questo momento ancora per Davide Ruggeri, altro pallone portato avanti dal Comasco, palla strappata per la parte di Simionescu, per cui turnover, la Romania resiste, aspetterà probabilmente un calciatore oppure un punto di incontro migliore per dare un angolo di maggior comfort ai propri kicker. Collisioni con Stratila, è adesso il momento di calciare questo pallone che va appena oltre i 22, difende bene la Romania questo possesso, Romania praticamente che ha provato un po' a riaccendersi in maniera poco convinta, dire il vero, e lì Iachizzi a dare sostegno a Ruggeri, il problema è che viene strappato da Simionescu il pallone al numero 8 Larriano. Zambonina parlare con i propri compagni, capire che tipo di chiamate effettuare, classe 2000 Vicentino, specialista della rimessa laterale per Frangini, finta Zambonina, Iachizzi centrale, adesso arriva immediatamente Frangini, arriva all'angolo di Damiano Mazza, pesta sui piedi con concretezza, adesso ancora Frangini, prova a alzare il ritmo, Fusco, possibilità di giocare, perde l'attimo buono, adesso ancora con Emanuele Leccioli, il setup centrale, deve rilasciare Teneggi, cerca di dare la possibilità, Montemauri tiene vivo il pallone, la possibilità è Lazzarin, che perde il controllo purtroppo, era stato lavorato bene il tutto con più fasi per cercare di creare lo spazio largo, dal break di Damiano Mazza e poi le mani ad innescare alla fine come terminale Filippo Lazzarin, purtroppo la gestione non è stata perfetta da parte del ventenne in forza al pallone rugby mini, poi i romani sono riusciti ad avere la meglio su questo possesso, un calcio che dà un po' di respiro alle querce, rivediamo l'azione Frangini, l'angolo di Mazza che trova lo spazio ideale, rivediamo proprio qui come si inserisce con Montemauri che nonostante il placcaggio riesce ad innescare, a tenere vivo questa palla per Mazza, poi lo scarico per Lazzarin che non riesce poi a utilizzare nel miglior dei modi l'ovale
lancio rumeno, prova a metterci le mani Zambonino, ancora una volta mette pressione. Non sono palle di qualità, tanto problema per Zambonini a terra. Problema per Andrea Zambonini a terra, vediamo un po' come andrà a finire. Altrimenti l'Italia può giocare la transizione con Isecor. Fusco, Teneggi il piede, la corsa di Matteo Moscardi, c'è Simionesco e chiamerà Marc sicuramente. Gioca lo stesso Simionesco, occhio alle gambe del numero 11, va a contatto. Ross Vincent che sembra assolutamente non coinvolto emotivamente nel placcaggio, placcato, poi si è alzato molto serenamente, prescinde dall'entità dello scontro questo ragazzo che è stato il capitano dell'Italia Summer Series durante l'assenza di Giacomo Ferrari. Ripetiamo, lui è a Exeter, il suo esordio con il Bristol Pierce. Joburg, tanto ancora Zambonin fermo a terra. Non possono cambiarlo perché è una seconda linea, per cui l'Italia rischia di restare in 14. I cambi sono effettuati, Zambonin è una seconda linea. Infatti proprio si è visto, è caduto male dalla tuscia precedente. Romania, primo blocco, sicuro, adesso prova a rendersi minimamente pericolosa nella metà campo azzurra, cosa mai avvenuta praticamente negli ultimi 50 minuti circa. Nel senso, le querce. Prova a mettere le mani, poi sì, mette nella distribuzione difensiva senza cercare troppi rischi. Buono questo avanzamento adesso però i ragazzi di Apioc. Nel frattempo Zambonin è uscito dal campo, problemi alla caviglia per lui, esce zoppicante al lato opposto rispetto alla nostra telecamera, con Stratila che riceve un buon pallone da parte di Popa, deve lasciare Simionescu. Questo è un angolo molto interessante per il Utah, purtroppo per la Romania, per fortuna per l'Italia. Poi Rupanu non fa suo definitivamente il pallone, cosa che succede dall'altro lato da parte dell'Italia, che riesce a contrattaccare nella maniera migliore. Leccioli lì a fissare, a mettere ordine. È portata. Pallone che non può uscire definitivamente perché è stata portata dentro. Teneggi non prende forse in maniera migliore il pallone. Simonescu, attenzione, la possibilità di andare con il numero 11, devi rilasciare. Poi Mazza lo fa con i tempi giusti, con anche un po' di esperienza, però sul punto d'incontro tutto è perfetto. L'Italia sta giocando in 14. Per quanto riguarda gli azzurri, Damiano Mazza. Andiamo a rivedere il lavoro con Romania che prova ad andare, e poi Damiano Mazza. Non solo lui, c'è anche Nico D'Amico insieme ad un compagno. Questo è il buco da parte di Liuta Cosmin, e poi purtroppo per, diciamo, la Romania non riesce a dare la continuità diretta, non riesce a trovare la segnatura. Tanto il calcio di Teneggi non esce. Italia che gioca in 14 per l'uscita di Andrea Zambonin. Esecuzione pessima da parte delle querce rumene. Pallone che va direttamente fuori, per cui l'Italia può ricominciare da un lancio in territorio avversario. Il rugby rumeno ha avuto dei cambiamenti nell'ultimo periodo, con l'inserimento dei Wolves all'interno della Super Cup, praticamente una sorta di URC di Rugby Europe, tanto per essere chiari, con tutto quello che, diciamo, che è successo nel corso degli ultimi mesi con la guerra purtroppo tra Russia e Ucraina, sono state coinvolte praticamente altre squadre.
all'interno di questa competizione, la Super Cup, appunto, il Rugby Europe, edizione annuale per club, oltre appunto a rappresentanti della Spagna, del Portogallo, del Belgio, dell'Olanda, di Israele, sono stati coinvolti i Wolves, rumeni e una seconda squadra georgiana, che è Batumi. È andata proprio benissimo per quanto riguarda i Wolves, solo una vittoria contro lo stesso Batumi, tra l'altro. Però l'Italia va, c'è un no-con a parte di Giovanni Montemauri. Quindi non è stata una grande esperienza dal punto di vista dei risultati, sicuramente è stata un'opportunità per crescere nuovi giocatori, anche se poi la composizione del roster dei Wolves rumeni era un misto tra giocatori esperti e giovani emergenti per lo stesso obiettivo principalmente, insomma, che per il quale vengono svolte queste competizioni, allargare la cosiddetta base. Per quanto riguarda il campionato domestico, a farla padrone è Baiamare, che è il team praticamente di Apioc, allenatore della nazionale. Baiamare è vincitore degli ultimi 4 titoli, 19, 20, 21, 22, diciamo l'ultimo a vincere il campionato rumeno, è il padrone di casa, è Ulises Gamboa, quando allenava i Saracens insieme a Sosene Anesi, che tra l'altro fa parte di questa, dello staff della Romania, appunto. Gamboa riuscì a vincere nel 18 come Timișoara Saracens il titolo. E tra l'altro, parentesi interessante, il Baiamare al tempo era allenata da un altro elemento ben conosciuto nel campionato italiano, che era Leandro Canale, per cui una sfida insomma interessante anche per il movimento azzurro. Resta il fatto che Baiamare sta dominando in assoluto gli ultimi anni del rugby rumeno. Adesso è questa esperienza dei Wolves all'interno della Super Cup, e capiremo quanto la Romania potrà dare in termini di apporto ai mondiali di Francia. Ovviamente, se sarà difficile per l'Italia affrontare la Pula, non sarà da meno per ciò che concerne la Romania, coinvolta nella Pool B. L'esordio lo stesso giorno dell'Italia. L'Italia fa il proprio esordio il 9 settembre a Saint-Étienne con la Namibia, mentre per quanto riguarda la Romania il debutto è previsto appunto il 9 di settembre a Bordeaux contro l'Irlanda, nella Pool B, oltre a Romania e Irlanda anche Sudafrica, Scozia e Tonga. Nani Montemauri il piede del romano, Simonescu a ricezione, la corsa del numero 11 vuole mettere in stress la linea difensiva azzurra con Popa, che va a attivare i compagni, riceve ancora Popa, la pulizia scomposta, il giocatore rumeno, adesso è il momento di Pop, prova ad alzare il battito la squadra rumena, la ricezione da parte dell'abrasivo Rosu, messo giù Damiano Manza, non riesce ad attaccare, a cacciare Alessandro Isacor, palla giocabile, Urzan Rupanu, Popa, c'è un grande avanzamento, Muresan, Italia occupa bene lo spazio con però questa possibilità di stratila, Pop, brutto il passaggio, ancora una volta viene giocato in questa maniera. È una giocata che è costata però alla Romania almeno una meta, quella di perlomeno di Bruno. Perdono terreno, per cui si possono riorganizzare dal punto di vista difensivo i giocatori azzurri con Savin. Alexandru è un 98 questo 25, o meglio questo numero 25, giocatore che milita nel Chambéry in Francia. L'unico insieme a Irimescu a non giocare nel campionato rumeno. Ancora Romania che prova, la palla è fuori, per cui se può impossessare Fusco con Matteo Moscardi, che muove le gambe,
molto serenamente. Il focus è in mezzo ai pali, ma non vuole nemmeno rischiare più di tanto. La deposita lì sul primo palo, la meta di Matteo Moscardi. Ancora palla che esce dal punto d'incontro, come era già successo con Spagnolo nel corso del primo tempo. Questa volta è Emilio Fusco a prendere il pallone e sollecitare immediatamente Matteo Moscardi, che trova praterie a disposizione da cavalcare, da godere, da gustare. Rivediamo questo pallone, non c'è più nessuno dietro Moscardi, che si guarda attorno. Il classe 2000 in forza alle zebre da quest'anno. C'era qualche dubbio forse sul passaggio tra Fusco e Moscardi, tutto lievita ancora di più il punteggio 57-3, passivo particolarmente pesante per le querce rumene, con Teneggi che prova a spostare ancora più in là lo score azzurro 59-3 con la meta di Matteo Moscardi. Rivediamo Iachizzi e poi la palla che esce, Fusco lesto a dare l'opportunità al numero 25 di trovare la propria soddisfazione personale. Classe 2000 Matteo Moscardi, già permit di Treviso, per quest'anno pianta stabile alle zebre. Il restart della Romania con Mihai Muresan, eccezione sicura da parte dei ragazzi Alessandro Troncon, quando siamo a meno di 3 minuti al termine del match. Un match che ha detto che insomma i ragazzi di Tronchi hanno saputo interpretare al meglio questa sfida, questa contesa, chi per mettersi in luce, chi per avere minuti, chi per trovare spazio nel prossimo Sei Nazioni. Giovani, meno giovani, giocatori di esperienza, dopo un lungo percorso anche tra le minors, hanno avuto la propria opportunità. Questo è un banco di prova, è una chance, è una possibilità che deve essere sfruttata a più livelli. Abbiamo detto sin dalle prime battute di questa telecronaca, per cui bravi i ragazzi azzurri che hanno interpretato al meglio questa partita, nonostante un inizio insomma la Romania aveva voluto fare suo con il calcio piazzato a parte Popo Aia, e poi però l'Italia è uscita grazie agli errori, grazie soprattutto a un focus preciso, a un dominio nelle fasi statiche, sia in mischia ordinata sia in touche, che è sempre stata messa sotto pressione, sempre grandi quesiti sia nelle touche proprie sia nelle touche avversarie. O meglio, fra qualche istante vi daremo il man of the match, sono i giornalisti accreditati, ci diranno la loro scelta. Nel tempo pronto l'introduzione di Rupanu. Intanto parte Romania con Popa, altro ancora pallone perso, altro pallone perso da parte della squadra di Apioc, che viene ricevuto nella profondità da Iliuta Simionescu. Kicking game, c'è un fuorigioco da parte rumeno Montemauri. Insomma, le ultime battute anche per far scorrere un po' il cronometro. Montemauri allargo per Filippo Lazzarin, messo giù allargo da parte di Irimescu. Tanto qualche bisticcio in mezzo al campo di poco conto. Il man of the match, o meglio il player of the match, è stato dato da parte dei giornalisti accreditati al numero 9 dell'Italia, Manfredi Albanese, che si porta a casa questa riconoscenza, riconoscimento. 26,
per il match svolto. Ovviamente da soli non si fa nulla, è l'insieme a far la differenza. Questo bravo a concretizzare in due occasioni le opportunità avute. E Tenici va a cercare probabilmente l'ultima giocata per scollinare quota 60, il che sarebbe un passivo decisamente forte. D'altro canto la Romania è pian piano scomparsa dal terreno di gioco. Lancio di Frangini, la presa di Iachizzi, la possibilità per Nico Meco di andare alla disposizione. Fusco, Ruggeri esce dall'area del placcaggio, ancora Fusco, possibilità per Edoardo Iachizzi, resiste il placcaggio, la presenta ancora Fusco, un buon ritmo da parte dell'Italia. Ruggeri, Iachizzi, cambio il senso, Teneggi, Montemauri, Ross Vincent, sempre grande lavoro sporco il suo. Fusco, Iachizzi che non riesce a imbeccare lì la corsa che era stata dettata Emanuele Leccioli, seconda linea d'attacco con Moscarri, palla che arriva a Montemauri, attenzione alla velocità di Montemauri, l'offload per Alessandro Isacor e dice non solo l'albanese, anch'io voglio due segnature. No, il rugby è soprattutto altruismo, per cui il nome a referto è quello di Emilio Fusco, grazie al passaggio di Alessandro Isacor. Messaggio globale per quanto riguarda questo sport: si vince insieme a prescindere dai player of the match. Emilio Fusco mette la propria griff su questa sfida. Rivediamo Moscardi, Montemauri riesce a tagliare fuori il Liuta e poi Isacor da solo lì vicino. Emilio Fusco dice non solo io, anche tu devi essere dentro il tabellino di questo match, per cui si va oltre quota 60, 64-3 che potrebbe essere 66. Un match a senso unico, non possiamo che ammettere quanto è successo. Bravi i ragazzi di Alessandro Sonconi in questa sfida lombarda qui di Viadana. E nel frattempo Teneggi sbaglia, 64-3 inquadrato Manfredi Albanese, il player of the match, ma è tutta l'Italia a dimostrare il proprio valore. Una Romania che era venuta qui per fare assolutamente minuti alla luce insomma del Rugby Europe Championship che affronterà a partire da febbraio, ovviamente una sorta di sei nazioni parallelo quello di Rugby Europe, però diciamo i feedback per Apioc non sono come quelli di Troncon. Avrà il suo lavoro da svolgere il nuovo allenatore della Romania per quanto riguarda insomma questo team che è arrivato qua il 19 e non ha messo in campo probabilmente quanto avrebbe voluto. Tantissime mete, tantissimo spettacolo all'interno di questo match di Viadana. Avete il saluto finale da parte dei ragazzi nel classico spirito ovviamente di questo sport. Uno score che è stato decisamente diverso rispetto alla 50-26 di Parma, un dislivello evidente, concreto, dal decimo del primo tempo in poi è stato veramente un percorso a senso unico con i ragazzi di Alessandro Troncon dominare in lungo e in largo, tanti errori da parte dei rumeni, che schieravano giocatori praticamente del campionato domestico. Non c'erano i francesi, certo, non c'erano i francesi, ma insomma il parziale 64-3 è un passivo insomma abbastanza significativo tutto nel rugby, non si regala nulla a nessuno e avrà da riflettere l'allenatore del Baiamare. Tanto gli applausi anche nei confronti delle querce rumene soprattutto che ricevono i ringraziamenti dei propri tifosi. Ricordavamo la comunità rumena attorno a Viadana, Mantova, Lombardia, l'Alta Emilia, per cui rappresentare il proprio è giusto anche così. Siamo pronti per gli highlight, lunghi highlight, tante mete, spettacolo qui alla Zaffanella. Andiamo a vederli subito. Il kick off da parte di Tudor Boldor e comincia così con un calcio di punizione contro l'Italia per un problema nel breakdown azzurro, la possibilità di Popoia di mettere i primi tre punti. La risposta
dell'Italia arriva con una situazione di gioco rotto dopo un'incertezza nella trasmissione del pallone. Un bellissimo angolo dato da Pop, l'azione che viene fermata da Minozzi e poi Filippo Drago, il suo rimontare sulla corsa del secondo centro rumeno. La palla viene messa a disposizione del mediano Tigla, ancora un'altra sequenza, poi con calma una palla lenta, il tentativo di andare oltre da parte dei rumeni dopo un altro passaggio in cui si cercava di dividere la difesa italiana su due lati, e qui la trasmissione non è buona. Pier Bruno conquista il pallone e si invola a cavalcare praterie dello Zaffanella con il tentativo di rincorsa da parte di Simionescu, ma non arriva in tempo, per cui Pier Bruno va a segnare la prima meta per quanto riguarda gli azzurri. È un grande break da parte di Matteo Minozzi, purtroppo uscito per infortunio nel corso del secondo tempo, della ad Alonci di fissare e dare questa chance ad Albanese, innescare Giacomo Darè, il break centrale di Andrea Zambolini, ancora anche lui uscito nel corso del secondo tempo, un problema alla caviglia, l'assist per Filippo Drago che praticamente nella stessa posizione di Pier Bruno va a portare a due le mete azzurre. Poi una meraviglia targata a Jack Darè, un chip per se stesso a sostegno di Albanese, premiato poi come player of the match in chiusura di primo tempo, con la Romania in 14 per il cartellino giallo a Rosu. Arriva anche la segnatura da parte di Tommaso Di Bartolomeo dopo più drive tentati e bloccati dall'indisciplina rumena. Arriva anche la segnatura, parte così la seconda frazione di gioco con la presa di Ortombina, il lavoro ancora del pacchetto. Di sotto queste azioni finiscono nel 90% dei casi con la segnatura del tallonatore. Nella casa di Bartolomeo è l'ultimo elemento pronto a finalizzare, come fatto praticamente nella sessione precedente, il lavoro dei propri compagni, ma qui è lestissimo, guardate, Albanese a capire che Iancu non è pronto a coprire attorno al drive, va a mettere la propria seconda griffa a questa partita. Albanese, l'ottimo lavoro di Iachizzi che ripresenta il pallone al proprio mediano di mischia, e poi Montemauri per Pier Bruno, il grabber per Pettinelli che va a segnare la meta numero 6. Ancora Iachizzi con Jack Darè, Bertaccini, Alonci, Isecor che fa praticamente tutto da solo, e questa è la meta numero 7 dell'Italia. Punteggio che ormai diceva ampiamente quanto il dominio azzurro fosse chiaro, fosse sotto gli occhi di tutti, ma i ragazzi di Troncon non vogliono fermarsi, vogliono aumentare, vogliono spingere grazie agli innesti della panchina che hanno la stessa volontà, lo stesso entusiasmo, e chi vuole mettersi assolutamente in mostra, Edoardo Iachizzi, che dopo un po' di tempo ritorna a vestire la maglia azzurra sua, la meta numero 8. La Romania prova in qualunque modo a mettere pensieri alla squadra azzurra, cosa mai successa realmente, ha provato in modalità abbastanza caotiche, tanti errori nella gestione, un errore che porta Emilio Fusco a consegnare il pallone a Matteo Moscardi, quasi un cost to cost per il classe 2000. Rodicino in forza alle Zebre, la meta numero 9 e il sigillo numero 10, arriva proprio in chiusura quando Tenegi apre per Moscardi che poi innesca la corsa di Montemauri, riesce a far fuori il diretto avversario a Isacor quando tutto sembrava che anche lui potesse marcare la propria seconda meta personale. Arriva l'assist per Emilio Fusco e introdurre anche il napoletano a referto di questo match. Finisce la partita con una vittoria ampia da parte dell'Italia sulla Romania per 64-3, sì, perché la trasformazione non è andata a buon fine. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno seguito questo match. L'Italia delle nuove generazioni
sta prendendo sempre più confidenza anche con il rugby seniores e comunque anche i ragazzi che hanno oltre 25 anni e hanno un'opportunità di dire la propria ai livelli più alti del rugby internazionale vogliono esserci. Questo è il messaggio più bello in assoluto. Grazie a tutti per essere stati con noi, da Andrea Trombini, buon proseguimento e ci sentiamo presto. Buon proseguimento.